a gioco ancora aperto, 1,65 per Tia Fortiufont, 2,89 per Tala Batteria, 5, fra il 5 e il 6 sia Tigerio Caff che Tai B. Ma tutto è pronto, va in partenza la quinta corsa di Palermo. Quinta corsa di Palermo, indigene di 4 anni sul doppio chilometro, in 5 al via dopo il ritiro del numero 6 Talish AS, favori al gioco per il numero 4 Tia Fortiufont. Si va allo stacco che vede emergere proprio Tia Fortiufont nei confronti di Tai B. È partita con molta prudenza tra la batteria e si è sistemata in terza posizione precedendo Tullio Griff e Tigerio Caff, cavalli che stanno percorrendo la prima curva. Dunque il favorito Tia Fortiufont è andato al comando nei confronti di Tai B, l'ha presa davvero molto tranquilla Tala Batteria, che segue terza ma ad almeno 2-3 lunghezze dai due di testa. Adesso sul calo di ritmo del battistrada il divario tende a diminuire, 30-8 da 1-17 i primi 400 metri. In sostanza è già in chiara decelerazione Mimmo Zanca con il suo Tia Fortiufont che precede Tai B. A questo punto Gasparello Verde viene all'esterno con Tigerio Caff, prova a sfruttare l'andamento lento imposto dal capofila per progredire all'esterno, cavalli che stanno per terminare la seconda curva, quindi 800 metri di corsa, 1 e 2 sul mio cronometro, ha fermato abbastanza Mimmo Zanca, quindi la corsa si ridurrà probabilmente ad un secondo chilometro molto molto veloce, perché il primo viene raggiunto in un davvero modesto 1,17 e mezzo, quindi si è andati molto piano, facile prevedere un secondo chilometro almeno sul filo dell'1,13 e a questo chilometro Tigerio Caff dovrà scirupparselo all'esterno, però è anche vero che è arrivato in questa posizione senza spendere poi tantissimo. Tala Batteria segue sempre in quarta posizione, cavalli che si trovano adesso sulla retta di fronte poco meno di 600 metri al traguardo con Tia Fortiufont, Tigerio Caff di fuori, Tai B di rimorchio. Adesso Tala Batteria prova a prendere la seconda paria e a cercare di cambiare un po' il ritmo, ma l'impressione è che non si sia ancora ben ingambata. Siamo sul finire dell'ultima piegata, adesso Tala Batteria fa qualcosa in più e prova addirittura la terza ruota, ma l'impressione è che il cavallo di testa sia ancora in grado di sfuggire agli avversari. Tia Fortiufont prende vantaggio e controlla gli avversari, vince dunque Tia Fortiufont nei confronti di Tai B, terzo Tigerio Caff, quarta una opaca, un po' lo si temeva Tala Batteria. Ha vinto dunque il favorito Tia Fortiufont, quota di 1,66, Mimmo Zanca in sediolo, Mimmo Zanca anche trainer, i colori sono quelli del signor Vincenzo Venezia, sul mio cronometro un tempo attorno all'1,15 e mezzo, forse qualcosina meno, appunto 1,13 il secondo chilometro, come era facile prevedere. Tai B ha fatto il suo e ha preso la migliore piazza, bene anche Tigerio Caff terzo, mentre per Tala Batteria chiaramente non è facile dare un parere, sicuramente non è stata Zanca, dopo l'ultima prestazione sicuramente non all'altezza delle ultime, ma può capitare un incidente di percorso in un periodo onestamente splendido di Tia Fortiufont, oggi nuovamente al meglio, insomma solite cliché in testa e diciamo a gestire e poi allungare nel finale, mi è sembrato di rivederlo nuovamente al top. Sì, hai perfettamente ragione, il callo oggi diciamo ha corso di nuovo per come è sempre stato, l'ultima forse corre sicuramente un pelino meno, solo abbiamo trovato un callo che ha fatto un numero e ha meritato di vincere quella corsa. Diciamo che c'è da dire poco, il callo mantiene sempre la sua forma pur lavorando all'ippodromo, diciamo che facciamo dei salti mortali per tenerli sempre in ottime condizioni. Senti Mimmo, riavvolgendo un po' all'indietro il nastro, forse resta sempre quel famoso tarlo di quel maledetto campione Trinacchio, che una corsa forse nata male e finita peggio, perché avevi veramente tanta fiducia, ne avevamo parlato nei giorni precedenti la corsa, purtroppo forse è la seconda prestazione negativa in un periodo splendido di Tia Fortiufont. A oggi ti sei poi un po' spiegato il motivo di una corsa che è venuta tatticamente è andata come è andata, però probabilmente non era sicuramente il miglior Tia Fortiufont. Sì, guarda, il callo è stato ricontrollato subito dopo quella prestazione,
Credo che al 99% abbiamo capito che dopo la partenza richiamata il cavallo si è incavolato un attimino e abbia dislocato. Dislocato, perciò la seconda partenza è arrivato dietro la macchina che già non respirava, e già dopo 600 metri, anche se erano violenti, ma insomma non avevo più niente in mano. Diciamo che è una corsa che lasciamo andare, dai, è da dimenticare, perché insomma è andata male a me, ai cavalli di Biagio, ha vinto Natale, sono contento per lui, però insomma dai, speriamo al prossimo che ci si presenti anche quest'estate, vediamo di presentarlo in ottime condizioni, un miglio sicuramente con i buoni, un bel piazzamento può prendere. Senti Nino, so che ci stai per salutare, nel senso che hai già cominciato il trasferimento di alcuni effettivi per la stagione estiva di Cesena, come hai fatto già l'anno scorso, dove devo dire che è andata abbastanza bene. So che, cioè, da quello che si è visto in quest'ultimo periodo a Palermo, penso ci vai con fiducia, perché i tuoi effettivi sono in grande ordine, vittoria a ripetizione, penso che ti presenti con un materiale che ti possa dare la possibilità di fare bella figura. Ma guarda, io da Palermo non andrei mai, perché insomma è la nostra città, ci dà tanto. E l'estate purtroppo speriamo che al più presto insomma si cominci a correre, perché come vedi il pubblico, non ne vedo di pubblico così nei podiumi, il resto dei podiumi d'Italia. Speriamo che il prossimo anno corriamo anche d'estate, allora non c'è motivo di partire. Parto perché insomma vogliamo parlare di Biagio, ci ha dato di insegnamento. Infatti volevo chiudere con, giustamente, immancabilmente mi sembra doveroso, tante volte rivali in pista, anche alle volte acerrimi rivali, sempre nell'ambito della sportività in pista, però credo che un ricordo tuo personale ci sta tutto, perché penso sia un collega che a tanti ha dato anche a livello di insegnamento, e soprattutto sfidarlo forse era anche uno stimolo per essere sempre migliori. Ma guarda, io vedo che se tu vedi una partita di calcio e parliamo di due squadre, o addirittura gioca una squadra forte contro l'altra, insomma l'impegno non glielo metti mai. Quando corri con Biagio, dico Biagio perché è giusto parlare di lui, insomma l'adrenalina è tanta, perché batterlo era veramente una cosa importante, e lui, anche se correva una corsa a reclamare, la voleva vincere ed è giusto così, ma il dopo corsa era sempre una risata, come l'ultima ci siamo fatti, neanche l'ultima volta che lui è venuto qui, che ho vinto con Tullio Griff, dopo il passo mi ha detto in pista e si è messa a ridere, insomma è finita lì. Biagio sì, è stato un grande, l'ha dimostrato sempre in corsa. Che dire, il risultato. Ho avuto la fortuna di avere questo piccolo aneddoto come ricordo veramente recente, quindi penso sia una cosa che nella sua semplicità penso ti lasci qualcosa di bello. No, ma sicuramente a me, a tutti, Biagio ha lasciato qualcosa di bello, di importante, e credo, come io ho detto l'altro giorno a Gaspare, non lo scorderai mai, tuo padre è sempre accanto a te, per come lo è mio padre, che è morto qualche mesetto fa. Sì, infatti, sì. Perciò insomma i consigli di loro li abbiamo sempre vigili, insomma siamo sempre con le idee di loro e cerchiamo di essere... Anche perché poi da giovani dobbiamo pensare anche a quelli ancora più giovani. Eh sì, purtroppo bisogna impegnarsi sempre di più, perché ci sono loro che crescono e non bisogna... So che è un figlio che non c'è niente da fare, non lo puoi tenere, purtroppo ha deciso... Purtroppo io volevo che lui continuasse a giocare a calcio perché gli piaceva. Lo scorso anno si fece male a un ginocchio, mia moglie mi ha detto portalo a Cesena, te lo tieni accanto. Adesso mia moglie se la prende con me perché è colpa mia, e lui purtroppo si è innamorato troppo, ora si trova già a Cesena e c'ha 16 anni e vuole intraprendere questo lavoro, non posso che devo fare. Pronto per la qualifica? Sì. Grazie Mimmo, graziosissimo come sempre. Intanto volevo segnalare anche il bellissimo gesto della squadra Mandrake Team, partecipante al giochino che il nostro sito fa ogni giornata di corsa, e che oggi chiaramente abbiamo per una giornata sospeso, visto logicamente il ricordo di Biagio, e anche loro, graziosamente, la squadra Mandrake Team ha voluto ricordare Biagio con questo bellissimo striscione, con delle belle parole che chiaramente è ancora più bello che arrivino dagli appassionati, dal pubblico, dalla gente che ha gioito, si è lamentata con la bolletta in mano, ma credo che una persona come Biagio non ci sia bolletta che tenga, quindi ringraziamo questi ragazzi che hanno avuto questo piacevolissimo ricordo e l'ennesima dimostrazione di affetto a una persona che ci mancherà veramente tanto. Grazie ragazzi.